Ragazzi, buongiorno. Oggi andiamo a vedere come eseguire gli stacchi rumeni grazie all'utilizzo dell'elastico. Come sempre vi dico che vi ho sempre detto che l'elastico migliore che si predispone meglio sono questi elastici chiusi ad anello, perché grazie a questi elastici è possibile comunque modulare meglio l'intensità ed esistono elastici più leggeri ma anche molto molto più intensi. Quindi andiamo ad eseguire il nostro stacco rumeno. Ecco, mettiamo l'elastico a terra, andiamo sopra con i piedi. Da questa posizione ci abbassiamo, andiamo quasi ad assumere la posizione del nostro stacco, no? Quindi ci andiamo a mettere in posizione e diciamo con le mani più o meno all'altezza delle tibie, in questa posizione l'elastico deve essere in tensione. Da questa posizione sedere all'infuori, di qua solleviamo e andiamo a contrarre i glutei in questa maniera, esattamente come poi si esegue l'esercizio con il bilanciere, no? Mi abbasso, sedere all'infuori, le mani rimangono vicino alle tibie, sento l'allungamento dei muscoli posteriori, di qua salgo e contraggo, quindi trac, vengo giù in questa maniera qua e poi vengo su. Esercizio veramente ottimo per andare a lavorare in maniera efficace con gli elastici, con la parte posteriore delle gambe, in particolar modo glutei posteriori delle cosce, ma anche comunque tutta la schiena lavora intensamente per riuscire a permettervi di fare questo esercizio al meglio. Come sempre, grazie per l'attenzione, scaricate i programmi, le schede con l'utilizzo degli elastici che trovate comunque nel link o sul mio sito, e grazie come sempre per l'attenzione, spollicciate, ciao ragazzi!